usual with Maestro Roselli Lorenzini for the warm-up. Warm-up is very warm, very warm, very dairy. For those who have followed the two classes before, this is not a technical lesson. There will be no techniques at all. You simply have to work on your psychology, your fighting attitude, your way of reacting to stress. The techniques are somehow not even required. What is the best for you is to try to recall as much as you can the few basic patterns within technical patterns within the two classes before. Actual turning, use of the elbows, and so on. There will be a moment, if we work well, if you work well, if we work well, there will be a moment that something can naturally flow from your body. It is possible, it is not absolutely expectable. And that will be the moment that we really ask you to remember this in the future, because the experience of what you can have today is something which can remark your practice in a good direction, having a different contact with the idea of reality. Reality, there is only a way to be realistic, is to be into the reality. The reality is, lucky for us, not very possible normally. So we don't want to recreate the reality. We want to create something which is similar to what we did, the solicitation, the output, the input from a solicitation situation in a reality. As I already said, we don't work on the stress created by the fear. We cannot do that. This creates psychological damages and problems. We can work on the stress created by tiredness, extreme tiredness, which is rather similar to the stress created by the fear, meaning not the same. Okay? If we work well, this lesson will be something rather unique in Western martial arts. You are somehow our laboratory test. Our testing mice, pigs, pets, okay? Jokes apart, it is something unique. So, please, do not give up the pet. It is a good day to die. It is something you must not give up anyway. Don't think you are tired. As long as you can feel that you are tired, you are not tired. As long as you can say, I am tired, it means that you have the force to say, I'm tired. It means that you are not tired yet. Okay? So please push yourself, strictly following our instruction, especially with the times. Two questions very important. First, if you give up, you lose the opportunity for yourself to learn something which is important for martial arts practice, and not only, also for normal life, because stress is useful anyway. But also, if you give up, pay attention, you are not alone. If you give up, you damage your partner. Your partner needs to train together with you. If you give up, you are disturbing your partner. Right? That's very important. Okay, very important. You're working together, not alone. So don't forget, and not against. Not against. So, you work for yourself, but for the little team you are creating. Okay, this is very important. Se mollate, danno penalizzate anche il vostro compagno, il vostro impatto, chiaro? Quindi non mollate. Ci perdete voi, ma danneggiate il gruppo di cui fate parte. Ok? Those who have, knows they have, might have had problem about little heart problems, epilepsy, really good epilepsy or alcohol, it's better probably to step back or to inform us. There will be nothing really extreme at that point, to be honest, but we never know. It's rather hard, and the second, at the same time, very important, each one of us reacts in different manner to stress. Okay? It means that something which can be easy for me can be difficult for him, easy for him, difficult for me, and the body reaction can be rather different. So it's very important also that you go into
path that allows you to know yourself much better. But try to find your limit. You are the first judge of yourself. Absolutely, yes. That's how it always is. You must know yourself and you. Last thing, very important. It is a standard, especially in Fisas, I think everywhere. They're going to say, change couple, take the weapon, and so that people go in there carefully, wearing slow, looking the mask, it's the right, it's upside down, it's the right one, it's the side. I'm okay for my ears, then we're going to. Ready? Ready? Be fast. Pay attention because it's sweet. Be very fast. Siete veloce. Pay attention. You might think that being slow and wasting time helps you reduce stress. It is a mistake. It increases your stress even if you don't think so. Perdere tempo vi aumenta lo stress, non ve lo diminuisce. Chiaro? Don't waste your time. When we say change, you change. Run. That's very important. Prima ha fatto il primo prima prima ha fatto il primo con le 3D chiaro? Ma sempre 2 ore prima oggi è sempre il timer sì, sono sempre 2 ore però riusciamo a passare quasi ok no, non sono sempre 2 saranno anche poi sì, poi ci sono gli amici quindi lasciamo di io vi lascio a questo Roselli Lorenzini con la ginnastica as usual ready for the cambio, ok, 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 ok
Your number, 1, 2, 3, and we go. 1, attack, defend, and counterattack. 2, attack, defend, and counterattack. 3, there is no stop. Very good, okay. Attack. Okay, okay. Not a case, we have one unit, not one attack. Solo un attacco per persone e una sola possibilità di difesa. Non va verso te. Mettete dentro con la porta, cioè tu sai. Ok? Nessuno. State molto attenti. And the attacker required. When you are a group of four, number 1, 2, 3, okay? At the start of the exercise. So we go one, you don't know who is the one, or two, or three. You know. Date un numero che sta cercando un sacco. Ovviamente con la spada, with the sword, sono un altro leave the sword, is not a spada. The one in the center with the mask. Also the other. More stress. For the collector's side.
cambiamo in fretta, fingete di cambiare la persona. Guarda di intorno. Thank you.
è molto basso. Provatelo un attimo. Che è un flusso, avanti, dietro, di lato, su.
sai un po' è più automatico di quello che ti dico, è più difficile tenere il tempo, però posso anche dire che l'indicazione è sbagliata, cercare di respirare, mettendo l'attenzione sul respiro. Quello che è importante non è che voi impiegate scolasticamente la vostra non dovete farla durante l'azione. C'è sintonia, perché dovreste espirare in azione, in attacco, in però potete sfruttarla nella cosa del studio. Non solo, quel tipo di respirazione non applicata scolasticamente, ma sviluppata con consapevolezza, dà al corpo comunque un'abitudine al respiro migliore in ogni fase. E poi, nelle fasi preparatorie, le fasi preliminari, che dovete giustamente vedere, volevo aggiungere una cosa, notate, sul piano tecnico, praticamente avete solo cercato il conto tecnico. Quasi nessuno di voi andava a cercare il tempo di parlare, così tutti sparavate dentro. E pensate attenti, perché questo è un elemento che da una parte vi fa capire un certo sviluppo tecnico della scheda, capito? Dall'altra però è un elemento un po' imbroglione, un po' ingannevole. La vostra non è un'azione veramente difensiva, perché giustamente cercate di anticipare l'attacco dell'altro, entrare in controllo della situazione così è giusto psicologicamente, ma sul piano tecnico bisogna essere ancora più accorti a potersi, bisognerebbe, capite cosa intendo? Quindi in realtà non avevate l'arma affilata e questa esperienza diretta di un momento non è possibilità. Osservate come o anticipavate l'attacco dell'altro o ve lo prendevate. Osservate come è difficile sotto stress stranamente pensare alla propria decisione. E questo è un punto più carino. Siete spaventati, è uno spavento comunque, quindi temete per la vostra incolumità, ma la vostra azione non è conservativa. Capite come lo schema meccanico ci sarebbe interessante in quel momento applicarlo sempre più alla perfezione. Solo stimolo di studio, non per dire che sbagliate, perché nessuno riesce a farlo completamente, perlomeno per quanto conosciamo noi ora. E soprattutto questo tipo di allenamento non è una cosa che va fatta costantemente, perché è abbastanza nociva per il fisico. Sì, ecco, attenzione anche per queste respirazioni, ce ne sono anche variazioni, ma se esagerate in quantità, possono portare anche a variazioni e a fenomeni, per esempio se iniziate a vedere disturbi visivi, dopo un certo respirazione, con variazioni di colore, è meglio fermarsi un attimo, è chiaro. Ecco, questo contesto, quanto è importante lo spirito di gruppo insieme per studiare? Come si è visto, già, la tua domanda ha già la risposta, sì, meno è, però, l'avete notato, perché vi tiravano l'uno con l'altro, quello che si ferma rompe il gioco di tutti. Okay. Then, signori e fatta.